Ben ritrovati carissimi amici di Mondo Toro, qui come sempre è il Doc che vi parla e vi do il benvenuto a questo appuntamento per l'analisi post partita fra Austria e Italia. Sigla! La birra in mano, il Granata nel cuore, perché Toro sei tutto per me! Prima di proseguire con l'analisi, come sempre vi ricordo di iscrivervi e scaricare l'applicazione di Numero DS che potrete trovare nel link qui sotto in descrizione, applicazione nella quale potete trovare aggiornamenti, interviste, approfondimenti, tutto ciò che concerne il mondo del calcio, sia che riguardi il Toro oppure anche la nazionale stessa, sulla quale troverete tutte quante le notizie dell'ultimo momento. Passiamo ora ad analizzare quelle che sono le formazioni ufficiali scese in campo. Partiamo dalla squadra di casa, allenata da Ralf Rangnick, vecchia conoscenza del calcio italiano, data la sua forte candidatura ai tempi, tuttavia bocciata in favore di Pioli, che manda in campo Lindner tra i pali, Posch, Leinhardt, Alaba, Buber, Seywald, Schlager, uno dei giocatori chiave di questo match, praticamente ovunque, onnipresente in ogni zona del campo, Baumgartner, Sabitzer, Adamu e poi come prima punta un'altra vecchia conoscenza del campionato italiano, ovvero Marco Arnautovic. Ricordiamolo nelle statistiche, il secondo calciatore austriaco di sempre per reti segnate, secondo a Polster, vecchia conoscenza anche lui del calcio italiano, non a caso ha militato nella stagione 87-88 tra le file proprio del Torino Football Club. L'Italia, guidata a questo appuntamento da Roberto Mancini, schiera per la seconda partita consecutiva il 3-4-3 con Donnarumma tra i pali. Troviamo però in questo caso in difesa Gatti che va a rilevare Bastoni, con Bonucci e Acerbi che vanno a completare il terzetto difensivo. A centrocampo troviamo nuovamente sulle fasce Di Lorenzo e Di Marco, affiancati da Barella e da Verratti. Partita del numero 6 italiano molto in chiaroscuro, dato comunque il grande nervosismo del giocatore PSG che spesso e volentieri si ritrovava a protestare sistematicamente su falli suoi e su falli subiti. Sicuramente ci si aspettava una partita di maggior lucidità da parte di Verratti. Poi troviamo il reparto avanzato che viene completato da Politano, Raspadori e Grifo, confermato per la seconda partita consecutiva. Calcio d'inizio, partiti e subito l'Austria che si rende pericolosa con un'occasione di Adamu che cade in aria, reclama il fallo da rigore, cosa che non gli viene concessa dall'arbitro. Il gol che arriverà pochi minuti dopo grazie all'incursione di Schlager che recupera un pallone importantissimo a centrocampo da Verratti che Arnautovic rileva per poi restituire il pallone al collega di Nazionale. Rete importante del numero 4, vero e proprio giocatore cardine di questa squadra in quanto in tutta l'economia della partita, in quanto lo si vede praticamente in ogni zona del campo, sia in fase di rifinitura che in fase offensiva. Da un punto di vista del ruolo giocato in campo ricorda molto un po' Bega ai tempi del Toro, dove va ad aiutare a bloccare le trame offensive degli avversari per proporsi anche in fase avanzata, condendo le sue occasioni anche con diversi gol a tabellino. Italia dunque che parte in affanno e alquanto nervosa, visto anche le proteste dei giocatori su diversi falli che si intravedono in tutto l'arco del primo tempo. Al 14esimo Arnautovic fa questo doppio passo in favore di Schlager che però non trova grandi fortune. Grande lavoro dell'attaccante austriaco del Bologna che si rivela un eccellente regista dal punto di vista offensivo. I minuti passano e l'Italia non riesce a rendersi particolarmente pericolosa nei pressi dell'area di rigore avversaria. La vera occasione da gol arriva per gli austriaci al minuto 34, quando una magistrale punizione di Alaba va ad insaccarsi in rete alle spalle di un Donnarumma non esente da responsabilità, in quanto il grande tiro di interno collo del capitano austriaco era perfettamente in traiettoria del portiere, che non aveva di contro nessun giocatore austriaco pronto ad ostruirgli la visuale di gioco. Italia continuamente distratta con fasi di gioco molto spezzettate che, se non altro per quanto riguarda la prima frazione di gioco, trova al 41esimo con Politano un calcio d'angolo rimediato da un'incursione poi incentrata sul piede sinistro con respinta del portiere
che permette almeno per un po' alla formazione austriaca di respirare, calcio d'angolo che poi in seguito non troverà particolari fortune. Inizia il secondo tempo e inizia anche la girandola di cambi per quanto riguarda le scelte di mister Mancini. Troviamo Chiesa, Scalvini, Zaniolo e Fessina che entrano in campo in favore di Politano, Di Lorenzo, Grifo e Gatti. Quest'ultimo particolarmente evanescente nella prima frazione di gioco, responsabile anche di falli un po' grossolani e di proteste gratuite che in partite che non si considerano amichevoli avrebbero trovato delle conseguenze, secondo me, anche un po' più delicate da affrontare. Ma torniamo a ciò che succede in campo. L'Austria, come da copione, parte nuovamente aggressiva nei confronti degli azzurri. Troviamo questo doppio passo di Arnautovic che qualche grattacapo alla difesa italiana tende a darlo, per poi avere questi scambi fra Zaniolo e Chiesa che si ripeteranno sovente nella seconda frazione di gioco, che vengono sventati dalla difesa austriaca. Ricordiamoci che tutta questa girandola di cambi che Mancini ha effettuato nei confronti della formazione in campo porterà sicuramente più brio, più occasioni da rete per quanto riguarda gli azzurri, ma troviamo un'Italia che oltre al nervosismo, agli strascichi e a tutti i fattori esterni che comportano il caso, si ritrova veramente, veramente molto imprecisa per quanto riguarda le soluzioni in avanti. Un persistere di questo mood che si protrarrà fino alla fine del match. Troviamo un'occasione interessante nel finale di gara con Di Marco che difende questo pallone sul calcio d'angolo per poter rimettere il pallone in mezzo con questo contropiede che per poco non andava a portare al 3-0 finale da parte degli austriaci. Un contropiede che verrà sventato dal esordiente Miretti che, se non ricordo male, dovrebbe essere il 55esimo esordiente da quando Mancini siede sulla panchina italiana. Quindi tante occasioni raffazzonate ma mai sfruttate fino in fondo che portano l'Italia a questa vittoria da parte degli austriaci molto pesante per quanto riguarda questo lungo stop che attenderà gli azzurri. Gli azzurri, ricordiamocelo, ritorneranno in campo verso marzo per provare a qualificarsi al mondiale del 2024 che sarà ospitato dalla Germania. La settima partita che Mancini subisce come sconfitta da quando è CT della Nazionale Italiana di Calcio. Passiamo adesso a quelle che sono un po' le considerazioni finali riguardo al match, parlando dei singoli giocatori. Donnarumma, una partita discreta, tutto sommato, al di là dell'occasione su Alaba insaccata dal capitano austriaco dove qualche responsabilità la possedeva. Bravo comunque a rialzarsi metaforicamente parlando sulle occasioni di Schlager e di tutti gli altri giocatori austriaci che spesso e volentieri hanno mirato verso la porta azzurra. Poi passiamo un po' a Gatti, ne abbiamo parlato, una prestazione un po' insipida di questo giovane difensore che tratti di immaturità calcistica al momento continua ad averli e bisognerà lavorare per quanto riguarda anche un po' la condotta in campo per quello che mi riguarda. Bonucci, autore al 60esimo di una conclusione al limite dell'area però andata fuori, sulla falsa riga di tutta la squadra, la classica partita un po' da 5-5 e mezzo, per così dire, visti anche i gol subiti. Su diverse occasioni dell'Austria ricordiamoci che la difesa spesso e volentieri non si trovava a marcare giocatori del calibro di Alaba. Passiamo ad Acerbi. Acerbi si è reso protagonista di questa incursione nel secondo tempo che un po' ha fatto respirare l'Italia, l'ha fatta un po' uscire dal torpore. Fatto sta che sembrava di vedere un po' il toro per certi punti di vista perché mancava sempre quell'ultimissimo passaggio in grado di fornirti la giocata per riportare in ballo le sorti della partita. Una partita che, stando sul 2-0 già al 34esimo e visto anche lo stato d'animo degli azzurri, si percepiva già da subito che sarebbe stata una di quelle partite molto difficili da portare a casa. Passiamo ora al centrocampo.
troviamo Di Marco che ci ha offerto una partita sempre combattuta ma su uno spartito leggermente inferiore per quanto riguarda la partita vista contro l'Albania, scambi di gioco con i compagni che si vedevano frequenti da parte di questo giocatore che comunque si dimostra molto comunque disposto al dialogo con i compagni. Partita sugli scudi per quanto riguarda Di Lorenzo, Barella con ogni probabilità non abbiamo visto il giocatore che spesso deliziava con le sue giocate durante la sua permanenza con la maglia nerazzurra. Sono dell'idea che lui, più rispetto ad altri, sia in quelle giornate un po' storte che possono capitare. Troviamo Politano, autore di un'interessante occasione da rete, che secondo me forse è uno di quei giocatori su cui avrei puntato di meno in questa partita, ma che si è rivelato sicuramente di una buona utilità. Raspadori, che a detta dell'allenatore si è trovato spesso e volentieri al di fuori dell'azione principale di gioco, quindi un passo indietro per il numero 10 azzurro che tutto sommato ci aveva fatto apprezzare le sue giocate nel match principale contro gli albanesi. E poi troviamo Grifo, prestazione diciamo normale del numero 20, che a questo giro non è stata condita da nessuna rete. Passiamo ora a parlare un pochino di quelli che sono i giocatori subentrati. Allora, sicuramente una nota di merito per quanto riguarda l'ingresso di Chiesa e Zaniolo, che con le loro progressioni in velocità, con la loro attitudine al dribbling e la capacità di vedere la porta da determinate posizioni hanno portato sicuramente un po' di verve in più per quanto riguarda la manovra offensiva. Una manovra offensiva che, al dispetto di occasioni in più realizzate rispetto alla prima frazione di gioco, rimane caratterizzata da una grandissima imprecisione dei suoi interpreti. Scalvini, prestazione altalenante ma tutto sommato migliore rispetto a quella che è stata quella di Gatti. Ricordiamoci che sono entrambi dei giocatori alle primissime esperienze con la nazionale maggiore, e il tempo di limare certi dettagli mi auguro con tutto il cuore che da qui a marzo ci possa stare tutto quanto, sia per quanto riguarda l'apporto in nazionale che i minuti giocati nelle rispettive squadre di club. E poi troviamo Pessina, anche lui pronto a dialogare con i compagni, in particolar modo anche con Zaniolo, come abbiamo visto in alcune azioni, che prova a fare il suo, ma purtroppo arriva in un momento in cui la partita è già indotta a evolversi in una determinata maniera. Considerazioni finali sull'allenatore: Mancini, che sicuramente arriva a questo appuntamento con il morale veramente sottoterra, con determinate scelte più dettate dalla necessità di sperimentare che non dall'effettivo bisogno di vincere a tutti i costi questa partita, a mio modesto modo di pensare. L'assenza di Bastoni in difesa secondo me si è fatta molto sentire, visto che tu possiedi un difensore molto alto, possente fisicamente, in grado anche di impostare l'azione. Cioè, io penso che forse nei vari cambi che si sono susseguiti questo forse è quello che più ha penalizzato la formazione azzurra. Spero che, per quanto amaro sia stato, questo video di analisi post partita della nazionale italiana contro quella austriaca vi sia piaciuta. Ovviamente vi chiedo, se siete d'accordo col sottoscritto oppure no, di farmelo sapere nei commenti qui sotto. Io sarò lietissimo di leggere e ascoltare tutti i vostri pareri. Che dire, qui dal Doc è tutto, io vi auguro una buona serata, come sempre forza Toro e a questo giro forza Azzurri. Ciao a tutti ragazzi e vi auguro una buona serata.